mare, ma anche montagna, arte e folklore. Sono gli elementi essenziali che ha cercato il turista che ha visitato e trascorso le vacanze nel Sulcis Iglesiente. I dati relativi alla stagione turistica di quest'anno, raccolti dalla provincia, mostrano il trend di crescita in tutti i settori ricettivi. Alberghi, camping, bed and breakfast e ristoranti hanno aumentato la clientela estiva di almeno il 4% rispetto allo scorso anno. Il dato interessante è mostrato dalla presenza di tedeschi che, sino alla fine di ottobre, hanno scelto il Sulcis Iglesiente per trascorrere qualche giorno di vacanza e che risulta essere il mercato trainante del nord Europa. L'incremento è stato pari al 29,18% per quanto riguarda gli arrivi ed è pari al 17,87% per quanto concerne le presenze. Ma anche molti spagnoli hanno scelto il sud-ovest per trascorrere le vacanze con un dato interessante, 4.271 presenze. La percentuale dei turisti esteri che ha visitato il territorio minerario è stato pari al 56,48% in più rispetto al 2008. Per quanto riguarda gli italiani, i turisti valdostani percentualmente sono stati i più numerosi, ma numericamente i lombardi con 49.845 presenze che hanno visitato il Sulcis sono il gruppo regionale più numeroso. Il 2009 è stato, sotto il profilo turistico e ricettivo, un anno positivo, ma secondo i professionisti del settore si devono studiare nuove forme di rete e collaborazione per allungare sempre più la stagione turistica dal mese di aprile fino a novembre.